Questi sono i partenti, ma questa è anche la pubblicità. È tutto pronto per la partenza, stanno andando indietro dal numero 10 in giù per presentare i migliori, con Samuel Kibet, ugandese, poi con Oscar Celimo, qui con l'8. Oscar Celimo, l'ultimo dell'anno, ha vinto alle porte di Bolzano la Boclassica. È il fratello, mamma in comune con il vincitore del Campaccio, dominatore anche del campionato mondiale di mezza maratona, Jacob Kiplimo. Kiplangat è qua, Hosea Kiplangat, altro atleta ugandese. C'è una bella colonia di ugandesi in Italia, anche di altissimo livello. Sono passati in tanti dal Tuscany Camp, tra Sovicille e Abbadia San Salvatore, alle porte di Siena, dove ci sarà una fenomenale maratona l'11 di aprile, con atleti da tutto il mondo, perché vogliono portare a casa lo standard per essere ai Giochi Olimpici. Si parla di risultati per i possibili vincitori attorno ai 2:03-2:04. Potrebbe essere la maratona in Italia, attualmente quella di Milano, con il miglior risultato tecnico, premiando i cosiddetti all comers, cioè il primato di tutti gli arrivati. I due italiani, uno di origine etiopica, l'altro di origine eritrea, eccolo qui, è Job Gebrewet Faniel, è vicentino di Bassano del Grappa, Cassola, che piccolo centro vicino Bassano del Grappa, vi è arrivato da ragazzino al seguito del papà che dissidente era scappato dall'Eritrea. Qui c'è Leonard Kipkemoi Bet, keniano, vincitore della passata edizione. Mohad Amdouni, che ha vinto il numero 2, il francese, origini marocchine, ha vinto il campionato, bella questa immagine, il tracciato, l'Olona con la sua cascatella e la partenza, i box della partenza per questa gara, che qualche volta ha accarezzato l'idea e l'ipotesi di organizzare magari i campionati del mondo. I campionati d'Europa erano stati organizzati nella vicina San Giorgio su Legnano. Le maglie arancione tante, quella amaranto della polizia, che ha conosciuto Stefano Mei, che è stato a lungo in Fiamme Oro ed è tuttora servitore dello Stato, idealmente con la stessa maglia, anche se oggi indossa sempre idealmente la maglietta della FIBA. Parlavamo di quel debutto, di quella squadra, degli obiettivi di stagione. Ha detto Stefano Mei, aria nuova. Io ho sottolineato quel bel risultato di Marcel Jacobs, così che poi qualcuno ne è uscito bene, qualcun altro meno bene dalla sberla del contagio, ma sembra che Jimbo Tamberg ha fatto una gara sensazionale e incredibilmente persa. Tutti la davano per scontato, primo proprio Gianmarco detto Jimbo Tamberg, ma forse il suo avversario, anche se non era nuovo a situazioni di questo tipo, altre volte aveva vinto anche un titolo europeo juniores alla stessa stregua, il ragazzo della Bielorussia. Tanto partenza tranquilla. E allora andiamo verso, visto che oggi la temperatura permette anche di ragionare su una primavera che comincia ad arrivare, sulla stagione verso Tokyo. Sì, come dicevo, è tutto incentrato su Tokyo. Anche perché paradossalmente l'averla fatto slittare ha creato ancora più aspettative, soprattutto nei ragazzi che non hanno 19-20 anni, ma quelli che sono un po' più adulti, no? Quindi hanno spostato di un anno l'obiettivo. E quindi chiaramente sono tutti ansiosi di poter partecipare. Noi dovremmo fare altro. Curioso, sì. Non è stato un quadriennio tra un'edizione e l'altra dei Giochi Olimpici, intanto qui due minuti di gara. Keniano Longo Siwa, che poi sarebbe stato medaglia di bronzo nella scritta, intendo dire, ai Giochi di Londra nel 2012. Un fatto curioso, i 5 anni, con la possibilità per qualcuno in là con gli anni, viene in mente qui anche Lisa Di Francesca, che anche Tania Cagnotto, qualora ci fosse stata, parlo ovviamente di altri sport, tuffi e scherma, tuffi e fioretti, che non sono arrivate fino a qui, ma qualche ragazza, ce n'è una nell'atletica, del mondo dei 5.000. Larissa Iapichino, che ha potuto, che è diventata grande, che è diventata grande, chissà, forse magari grazie a un ranking favorevole con quel risultato di Savona sarebbe potuta essere anche ai giochi, probabilmente sì, anche lì, ma con relative chance. Non si deve montare la testa, soprattutto non deve caricarsi di pressione, ma insomma è vero che hanno fatto 7:14, che non è la tabellina del 7 nel salto in lungo giusto ieri, e quindi non appena si scalda l'atmosfera e la stagione, i 7 metri fioccano, ma quel bel 6:91 di Ancona l'abbiamo negli occhi. Certo, no, il discorso di legato a Larissa, noi dobbiamo considerare che questa ragazza ha 18 anni e quest'anno ha l'esame di maturità e lo sta vivendo
questo momento, credo perlomeno, da come la conosco, la sta vivendo in un modo molto equilibrato. È abituata agli onori della cronaca, perché sappiamo che l'ha aiutata in questo crescere con la mamma, e quindi credo che sia una delle ragazze più equilibrate che abbia mai conosciuto, con quel talento. È curioso un fatto, Stefano. Ricordo una conferenza stampa anche un po' battagliata, perché negli ultimi anni di carriera Fiona non era una grande amante delle conferenze stampa, in cui diceva la Larissa, come la chiamava lei, era piccola, era veramente appena nata, erano i campionati del mondo al coperto, e diceva mai farà lo sport. E c'era anche Manuela Levorato, che era impegnata nella stessa conferenza stampa, che la guardava. Manuela si dà da fare, tre figli, due dei quali parto gemellare, e la guardava. Come? Sai, siamo stati giovani tutti, abbiamo detto qualcosa che magari con l'esperienza degli anni appunto cambia la prospettiva. Certo. Fare sport ti fa diventare non migliore del compagno di banco, migliore di come saresti stato se non l'avessi fatto. Bravissimo. Poi anche del compagno di banco, ma a prescindere. Se fai queste cose che ti mettono in... Oltretutto c'è una sommatoria di valori che arriva molto bene tra sport di squadra e sport individuale. Nello sport individuale il risultato è tuo, però devi saper prenderti le responsabilità anche in preparazione. Nello sport di squadra devi sapere stare in team. Assolutamente. No, ecco, tornando al discorso di Larissa, ripeto, non dobbiamo caricarla di responsabilità, perché non è giusto. Lei ha fatto a Toru una buona prestazione in qualificazione, e poi ha fatto una gara normale in finale, semplicemente perché mentalmente e anche fisicamente è una ragazza di 18 anni che chiaramente, scontrandosi con ragazze più adulte, più formate, ha provato problemi, ma va bene così, deve crescere. Ogni cosa a tempo debito, come questa gara dove arrivi per il primo giro al Mulino Meraviglia, devi fare la fila, perché spazio insieme non ce n'è. Ci si entra, no. C'è stata del presidente della FIDA una forte, fortissima presa di posizione a favore del marciatore Alex Schwarzer, che è stato archiviata la sua posizione nel processo penale, ed invece continua ad esserci fino al 2024 la squalifica per sentenza sportiva. Una è sentenza sportiva, l'altra è un'ordinanza di un giudice di Bolzano. Sì, c'è questo disallineamento, se mi permette il termine, e io ho semplicemente chiesto che si sia fatta chiarezza a fronte di un'ordinanza, che comunque è un'ordinanza di un giudice italiano, un'ordinanza di archivazione piuttosto chiara, piuttosto forte, a cui chiaramente WADA e anche World Athletics avevano avuto notifica della richiesta di archivazione e non si sono opposte. Quindi è quello, ecco, noi chiediamo semplicemente... Non potevano opporsi, no, perché fatto erano presenti semplicemente come parte, eventualmente sì, infatti. Per cui non è che comunque, avessero grandi... No, certo, comunque è stata notificata a tutti. Però più che chiedere chiarezza, sì, è stato proprio uno schierarsi a favore di questa ordinanza rispetto a una sentenza sportiva. Benissimo, noi crediamo che si debba considerare... Se permetti, fa un po' più sorpresa il presidente del CONI, che chiede adesso che... Allora, a Giovanni Malagò, quando fa comodo, diventa statista perché ha bisogno che il CIO subentri e entri per scalzare il governo italiano rispetto ad una legge, la riforma dello sport, che avrebbe invaso campi altrui, quelli appunto della giurisdizione sportiva. E invece in questo caso no, ha preso posizione rispetto alla narrazione che passa. In Italia lo chiedi a 25 persone, sono 26 che sono convinte che ci sia stato il sabotaggio, il complotto nei confronti di Alex. Dimostriamolo, va. Questa è una convinzione del giudice. Certo, assolutamente. Questo ho voluto sottolineare. Credo che ci sia il modo di ritornare sulla decisione, ci potrebbe essere il modo di tornare sulla decisione, e se danno modo appunto di fare un'altra comparsa davanti al TAS, chiaramente ci potremo levare il dubbio. È questo che io principalmente chiedo. Poi ovvio ognuno ha la sua opinione, ognuno deve credo pensare e seguire il proprio pensiero. E quello che io, ripeto, ho voluto chiedere con quell'intervento era chiarire
come fosse questa ordinanza. Qualcuno ha fatto lezioni di giurisprudenza, lo so perfettamente che non è una sentenza, però è un'ordinanza in cui si dice che Alex Schwarzer è innocente non per insufficienza di prove, come usava a dire una volta. Sì, la motivazione è forte, pesantissima. È per quello. Ecco, allora, e visto, ha anche svegliato un po' la reazione. World Athletics, che un tempo si chiamava IAAF, poi l'ha pianto lì perché però, sono quelli che se vogliono seguire la gara dicono oh, assolutamente, bravissimo. Però siamo, se permette, però siamo in Italia, questo è un giudice italiano e io lo rispetto. Devono svegliarsi anche quelli di Vada, che avevano veramente preso un po' sotto gamba e anche un po', e anche i laboratori, preso un po' in giro il giudice Walter Pelino, che l'ha fatto presente questo anche prima della motivazione dell'ordinanza, perché un'ordinanza di questo tipo era plausibile, ma fortissima e molto estremamente critica è stata, si parla proprio di quasi palese complotto, è stata la motivazione a questa ordinanza. E alla luce di questa motivazione, appunto, sarebbe il caso di dare un modo in più per fare chiarezza. Tutto lì. Grazie al presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera, l'unico, non il presidente, l'unico acronimo che mette una preposizione semplice, d'altronde suona meglio FIDAL di FIAL. Davanti c'è Leonard Kipkemoi Bett. Africa, tanta Africa. Stanno tirando, ma a volte, il primo giro molto tranquillo, 6:23 il passaggio, sì, sì, sì. Quasi come quello delle donne, ma le donne sono state aggressive. Qui si vede una corsa rilassata, ci sono dentro nel gruppo anche i nostri, Chiapinelli, Quazzola, Cesare Maestri, Parolini, stanno facendo una buona gara. Tra l'altro Quazzola, assieme a Ilia Sawani, a Jacob Kiplimo, il vincitore del Campaccio e anche il vincitore della gara, della festa del cross a Villa, al parco di Villa Montalvo di Campi Bisenzio, e sono della stessa squadra, la Casone Noceto, squadra parmigiana, l'Atletica Casone Noceto, che ha vinto la classifica a squadre, mentre Ilia Sawani, che è un milanese, seppur il cognome tradisce le origini della famiglia marocchine, l'ingegner Awani, che adesso si allena con Massimo Magnani. No, non ho detto che ci sia Awani, ho parlato del cross, della festa del cross. Ecco, pensavo l'avessi visto in gara e mi sembrava... Tra virgole. Ilia Sawani era presente la settimana scorsa, ha fatto una buona gara, ma la bella gara è venuta da Eyob Faniel, che non è un crossista. Le sue caratteristiche sono da corridore sì di lunga lena, ha vinto la... E questo ha rappresentato anche un bel salto di categoria. La Bo Classic, quando c'era Mukhtar Idris presente, cioè il favorito di questa gara quantomeno. Forse non favorito, ma l'atleta con il... abbiamo visto i quadrupedi prima, diciamo pedigree così, e che non si arrabbi, è un palmarès sensazionale. Due volte campione del mondo su 5.000 metri, battendo, ecco, in volata chi in volata dettava legge. Due volte vincitore qui al Cinque Mulini. Tanto anche Nibret Melak mette giù, bene ancora Italo Quazzola, ecco il momento del Mulino Meraviglia. Di solito qui ultimamente vincono, c'è anche Marwan Razin, i siepisti. Vale il a dire torinese Bet, dell'esercito. Leonard Bett ha vinto lo scorso anno, l'anno prima aveva vinto Birec, siepista anche lui, che aveva vinto, mi ma sembra... Ma l'Italia da quando non vince? Bisogna andare un po' indietro. 1986, Alberto Cova. 1986, beh, Alberto però, Cova. Così tanta Africa è difficile poter mettere il naso davanti, e si vede ecco, da questa fila indiana. È ancora Betti, vincitore dell'anno passato, che mette il naso davanti. Davanti a lui, dietro a lui c'è Nibret Melak, atleta dell'Etiopia, capace del secondo posto dietro a Jacob Kiplimo. Domenica scorsa a San Giorgio sul Legnano, quando Kiplimo, caduto, ha dato ancora un po' di speranza a Nibret Melak. Gli è tornato sotto, ma non abbastanza. Betti, dicevo, un siepista. Mi sembra sia undicesimo nel rank, però un modesto 8.08 nelle CP, modesto, per il... modesto. No, d'accordo rispetto a Keniano, sì. Voglio dire, ci sono specialità dell'atletica, non voglio sminuire il suo primato, però ecco, cioè da un paio d'anni, è calato un po' l'aspetto cronometrico. Intanto perde qualche metro Eyob Gebrehiwet Fani, anche Marwan Razin, anche con il numero 14 Italo Quazzola, ma nel gruppo di testa c'è un Johannes Chiappinelli, il senese dei Carabinieri. Vedi che sembra ritrovarsi. 2.53 di questo
secondo giro, o meglio il quarto chilometro, evidenzia questa già netta selezione dove resta Africa davanti. Però Faniel, ecco, è bravo, perché anche domenica scorsa al Campaccio è riuscito a gestire bene anche i cambi, si sta molto ben comportando, sì, oggi è veramente, sì, oggi è tornato su a 3 settimane consecutive in cui adesso sembra esserci la crescita. Adesso è Job Faniel, sembra convinto, che è diventato di recente proprio all'aeroporto di Siena Ampugnano, dove l'11 aprile ci sarà quella gara organizzata dall'Atletica Futura Toscana, dalla Tuscany Camp. C'è anche il confrontarsi di una maratona cinese, ma ci sarà di tutto un po' e di altissimo livello. C'è addirittura un'ipotesi che si possa cominciare alle 5 o 6 del mattino per evitare calura o temperatura alta e soprattutto il vento. Dicevo che lì è riuscito a togliere il primato italiano Rashid Berradi, il siciliano di famiglia di origine marocchina, il palermitano che di recente è stato premiato per la sua attività a favore dei cosiddetti ragazzi di strada del palermitano dal capo dello Stato palermitano a sua volta, Sergio Mattarella. Eccola qui la storia di questo paese di 8.500 abitanti, qualcuno in più, qualcuno in meno, che è abbonata, quantomeno per le ultime edizioni, alle sindache di genere femminile, da Marilena Vercesi si è andati a Daniela Rossi. E qui siamo più dietro, fila allungata con anche Yogi Chiappinelli che ha perso il contatto, Amdouni. No, non c'è, non, Mohrad non l'ho Amdouni visto, non fa parte del gruppo di testa, stavo credo raccontando. Credo che non sia stato confermato. Ah, ecco, all'ultimo. Il campione d'Europa dei 10.000 metri. Sì, sì, in effetti non figura nella parte altissima e a scorrere si arriva al 20°, che attualmente è Daniel Pattis, cioè il fratello della vincitrice della gara per le juniores. Gli juniores, magari appena possibile avremo qualche immagine, ma intanto dico solo che ha vinto Coni Maggi, Atletica Lecco Colombo. Il ragazzo nella parte finale è andato a prendere quelli di testa, Elia Mattio della Podistica Valle Varaita, la storica società piemontese del Cuneese, di Alta Montagna, quella dei gemelli De Matteis, Bernard e Martin De Matteis, grandi nella corsa in montagna, loro e anche la loro squadra. Poi Nicola Cristofori di Atletica Vicentina, Cesare Caiani della Bruniera Friuli Intagli, che nella prima parte aveva provato a dettare legge, poi Carlo Luciano Bedin del Team A Lombardia, poi Giolitti, Puglio, Azzarini, Gherardi e Bardea. Questi primi 10. Celimo. Celimo a tirare, ecco. Squadra che... italiana, la sua. I vincitori, sì, dello scudetto su pista, Athletic Club 96 Alperia di Bolzano. E non a caso, forse, proprio a Bolzano, l'ultimo dell'anno, non era esattamente a Bolzano, ma a Vadene. Guarda che cambi di ritmo che sta facendo. E lì corse un 13-17, che su strada è un bel andare. Melac subito lo rintuzza e si porta dietro, se non sbaglio, Bet. Selezione. Poi c'è anche Samuel Idriss, sì, Idriss Chiappinelli, che quasi... dato ancora un secondo, ma al transito Gabriel Hewett era poco più dietro. Chiappinelli è adesso una decina di eccolo secondi qua, Faniel. E poi appunto Faniel e poi Rasin e poi Quazzola. Si potrebbe due dire... piemontesi, uno della Valsesia, Quazzola che è della squadra di cui si parlava, l'Atletica Casone Noceto, è dell'esercito invece ed è di Rivoli Torinese, Marwan Rasin, per quanto nato in Marocco, e qui i migliori degli italiani. Oggi Fani è il meno bene, ma sai, due impegni ravvicinati. Aspetta, perché siamo a metà gara, voglio dire. Però sembra un po' meno brillante, hai ragione tu, un po' meno aggressivo o rispondente alla tattica rispetto al Campaccio. Poi c'è Quazzola. Qui era atteso inizialmente, quantomeno, gli organizzatori dell'Unione Sportiva San Vittore Olona. Il presidente Pinuccio Gallo Stampino avevano annunciato Crippa, ma poi Crippa no per un problemino tibiale. E quindi è arrivato, ma probabilmente ci sarebbe stato a sua volta anche Job Faniel, che domenica scorsa aveva recitato da grande non andando lontano dal podio. E al Campaccio il podio precedente di un italiano datava, lasciamo perdere, il 2015, che era stato un anno a sé stante. Aveva vinto l'americano Dathan Ritzenheim davanti a Andrea Lalli, molisano, e al pisano Daniele Meucci, ma era stata una specie di una tantum perché non c'erano africani in quella situazione. Altrimenti con gli africani presenti, ciao. E Panetta vincerla nel 93 a fare il bis, il paio con la vittoria del compagno di squadra, lungo compagno di squadra alla Pro Patria di Milano, Alberto Cova, che è stato l'ultimo vincitore della Cinque Mulini. Cova che andava fortissimo in pista, 5.000 e soprattutto i suoi 10.000, campione europeo, mondiale e olimpico in un triennio.
Non ha avuto tempo e modo di provarsi alla grande su strada, parlo soprattutto su mezza maratona e ancora più maratona, ma nel cross è sempre andato come una spia. Idem Francesco Panetta. Visto che abbiamo parlato di Albufeira, quanti duelli tra Vila Moura e Albufeira e Faru con la squadra dei portoghesi Coppa dei Campioni in palio, che allora aveva un fascino tremendo. Tremendo detto all'inglese, tremendous. Sì, con i gemelli Castro e tutta Mamede c'era veramente una rivalità di altissimo livello. Carlos Lopes. Anche Lopes. Eccolo qua, Juan Rasin e dietro Italo Quazzola. 2.44, se è vero, no, se è vero questo passaggio. E inevitabilmente Idriss, no, inevitabilmente, non mi aspettavo che Idriss mollasse un po', però è chiaro che cambi di ritmo di questa portata, quello lì, Idriss è l'ultimo del gruppo, fanno fatica, sono delle sparate terribili che vanno bene per gli africani. Qui Dini, poco brillante, almeno Samuele per ora, per carità. È terzo chiaro, del cross ancora lunga. Al Campaccio e secondo invece al campionato italiano. Battuto da Ala Soglami, Ala Osama. Ala Osama era impegnato nel cross lungo, cosiddetto. Col 9 ha perso terreno Samuel Kibet, il giovanissimo ugandese. Io mi ero appuntato Osama. No, che ha vinto. Sì, ha vinto Ala il cross corto. Sì. Sì, sì. Sono rimasti in 5 con Kibet che fa fatica. Settimo è Johannes Chiappinelli. Marwan Rasin potrebbe avere scavalcato, chissà se Job si è fermato, sì, c'è anche Cesare Maestri, quindi il timore a questo punto che Job possa essersi fermato. Sì, non c'è il transito al terzo giro, esatto. Mentre qui col 15 c'è Francesco Agostino, un altro della Casone Noceto, che la società di Mauro Pizzetti, presidente, ha fatto incetta di risultati a squadra nelle ultime edizioni della corsa lunga su strada, della corsa campestre, e fa venire in mente una squadra che è distanza non lontano da qui, antica, la Cover Mapei o Cover Solo di Verbania o di Feriolo di Baveno, che è sul Lago Maggiore, che se la giocava con i grandi club, forze di polizia e militari per il titolo. Una volta a Caserta ci fu proprio la prima volta di quel club, che giocava anche su ragazzi italiani e anche ragazza italiana, oltre che a Nico Kalovic, l'ungherese, che è l'ultima vincitrice non africana. 2 anni di vittoria consecutiva, 2 anni alle spalle Elena Romagnolo, un'altra cresciuta, è mamma, la ragazza allora dell'esercito, Elena Romagnolo. Si è pista prima, poi su distanza, credo che possa e voglia gareggiare ancora, soprattutto quando possa servire alla società. Ecco, di questo quartetto appunto Idriss è rientrato. Idriss ha anche corso una mezza maratona lo scorso novembre a Nuova Delhi in 59.04, che non è cosa da poco, ma per un atleta della sua portata, che è l'unico di questo gruppetto ad avere meno di 13 minuti sui 5.000, 12.54, che lo mette, credo, al settimo posto nel ranking, appena dietro a Jacob Ingebrigtsen, ma non tanto come prestazione cronometrica, ma come titoli. Sì, come insieme, perché il ranking ha il merito di fare una classifica finalmente. Succede come nel tennis, ma questo sport deve troppo spesso fare i conti con gli infortuni, e scorrendo la classifica con il ranking rischi di non portare uno che si sia appena rimesso da un infortunio, che non abbia ancora lo standard, perché per andare alle Olimpiadi occorre o fare lo standard, il minimo, oppure essere fra quelli che il minimo non hanno, a scorrimento di graduatoria ranking. Sarebbe più corretto lo scorrimento di graduatoria del risultato dell'anno, perché occorre mettere insieme, anche scegliendosele, le tappe giuste, una vale di più perché ha un bonus extra, nel tennis è così. Sì, certo. Comunque, però nel tennis non c'è la punta di grande incidentalità e di situazioni di infortunio. Ecco, si è ritirato Job Faniel, questo ragazzo è di livello decisamente inferiore, davanti è passato adesso Nibret Melak, Etiopia, su Oscar Chelimo, Uganda. Leonard Bett, continua Melak, che dopo averle buscate sode dal fratello di Oscar Chelimo, Jacob Kiplimo, stavolta prova a ribatterlo, a risconfiggerlo. Era stato secondo Melak e terzo Oscar Chelimo la scorsa settimana.
comunque con Cilimo che però... Sì, comunque ecco, l'esperienza anche di Idriss può fare la differenza in questo contesto. Io credo che possa fare un po' come, ma no, non come Cilimo, come Kiplimo la scorsa settimana, che è stato più aggressivo nonostante poi quella caduta che abbiamo visto in un avvallamento del percorso, quanto è più sul ritmo c'è Kiplimo, è più un atleta da un forte decimilista. Idriss tende invece a essere molto opportunista, ad aspettare proprio... Parlavamo di Alberto Cova, che qui ha vinto nel 1986, con le dovute sproporzioni, anche se parliamo di un'altra era geologica, mi perdonerà come era chiamato il ragioniere del mezzo fondo italiano. L'atleta che vince mondiali e olimpiadi è quello che non riesce a staccare, perché ha grande forza anche sul ritmo, intanto ultimo giro, ma è quello che abbia il gran finale o la possibilità di cambio o situazioni di questo tipo. Intanto eccolo qui, Kibet, l'ugandese, che ha perso terreno. Dietro con il 27 c'è Alessio Sposato dell'Unione Sportiva Nervianese, Nerviano, che è qui a poche decine di metri, ed è il paese di Danilo Goffi, che è stato uno dei più bravi carabinieri, la sua squadra, carabiniere tuttora di professione, pur se non più gruppo sportivo, che è stato uno dei più bravi maratoneti di un certo periodo, anni 90, inizio nuovo secolo. Johannes Chiappinelli con Marwan Razin, che ha recuperato qualcosa, dando invece più metri a... Ma no, era l'impressione, era l'inquadratura frontale. Johannes Chiappinelli si tiene il suo miglior piazzamento fra gli italiani, è settimo. Davanti c'è Nibret Melak, Etiopia, Leonard Bett, Kenya, Hosea Kiplangat, Uganda, Mukhtar Idriss, Etiopia, e Oscar Celimo, Uganda. Poi a 6 secondi, a 7 secondi Samuel Kibet, Uganda, e poi a più di mezzo minuto, 34 secondi, Johannes Chiappinelli. Più staccato Marwan Razin, Italo Quazzola, poi Cesare Maestri, Sebastiano Parolini, il ragazzo bergamasco del gruppo atletico alpinistico Vertovese, che sta facendo veramente passi da gigante. Campione italiano under 23 dei 10.000 a Vittorio Veneto la scorsa stagione. Ecco perché si chiama Vallo questo posto. Ci si è spostati dal centro sportivo Giovanni Malerba, il complesso dove c'è anche il campo, Unione Sportiva San Vittore Olona 1906, e i cugini della San Giorgese, che fanno atletica a tutto tondo, oltre che altri sport, sono delle polisportive, tant'è che esistono atleti non solo del cross, anzi atlete, magari giavellottiste brave, anche in altre discipline. Rimangono in 4 più 1 con Mukhtar Idriss, che c'è, poi molla, portarselo al traguardo, pur se l'impressione che abbia un po' perso quella super brillantezza nei finali, e magari nel cross non è la stessa cosa che correre su una superficie in Sportflex. No, ha fatto perché poi bisogna essere accorti nel salire questi terrapieni, l'abilità poi di ridiscendere, perché sono veramente spaccagambe, di avere l'agilità e stare dietro però è rischioso. Ovviamente stare dietro nei mulini potrebbe essere poi determinante per non riuscire a fare la volata. Ma alla stoccata finale Mukhtar Idriss ce l'ha, e come, ad altissimo livello forse qualcosa ha perduto. Anche Bett è uno che tende a cercare un picco di condizione al momento opportuno, tant'è che ne sa qualcosa Mohamed Farah. Mukhtar Idriss fa venire in mente il fatto che qui è stato capace di vincere due volte nel 2013 e nel 2015, e che qui Kenenisa Bekele, al Campaccio, Kenenisa Bekele fu capace, proprio Kenenisa, il numero due di Maratona per risultati nella storia, l'erede di Haile Gebrselassie, che però in corsa campestre non era un granché. Un quinto posto ai campionati del mondo e poi decise di smettere Haile Gebrselassie. Anche Melak si sta muovendo molto bene, molto accorto. Non si vede la falcata di Idriss, no, eccola lì. Cilimo, e dicevo che Nenisa Bekele completò proprio quando sbarcò a grandissimo livello con il terzetto di grandi gare italiane, allora con il trofeo alla Sport ad Alà dei Sardi, Olbia Tempio la provincia, quantomeno allora, poi le province sono cambiate in Sardegna, ma non ecco, questa. Questo è l'ultimo Bett, Melak, Idriss, lamento, che ha fatto un passo avanti. Adesso fra un po' entreranno fra 200 metri nei mulini e lì si decide abbastanza, forse quasi dire gomito a gomito anche la gara, e veramente uomo contro uomo. Quazzola qui,
Bisogna fare attenzione dallo scendere poco prima del rettilineo d'arrivo, perché c'è una curva anomala. Sì, sì. E bisogna essere agili per rilanciare l'azione. Fatta in piena velocità ti porta molto all'esterno, in piena velocità, perché si arriva giù dal tratto in discesa. Qui entrano l'ultima volta nel mulino, bisogna essere abili e scappare via. È stato bravo il numero 50, Niccolò Bandini, che ha fatto segno ai ragazzi Atletica Castello Toscana, che non li avrebbe ostacolati. Andate di qua, che passate, fate prima. E qui intanto Melac si muove veramente bene dal punto di vista dell'attenzione che sembra mettere in questa fase di gara. Attenzione a Bett, perché la sa lunga Leonard Kipkemoi Bett, il vincitore dell'anno passato. E poi attenzione a Mukhtar Idriss. E vuoi dimenticarti di Oscar Celimo? Era un filo in difficoltà. Sembrava Oscar, sì. José Akip Langat, sì. Altro ugandese. Ed ecco Bett e Melac. Bett, Melac, Idriss. Ecco, e poi Kip Langat e Celimo. Sono sul contro rettilineo. Attenzione al numero 6, perché? Perché nella storia, per ragioni numeriche e di numerologia quasi, eccolo qua adesso, Melac. Il maggior numero di volte nelle 89 precedenti il cross della 5 mulini l'ha vinto il numero 6. Ecco, ma Melac al numero 5 ha allungato Nigret Melac. Questa parte finale bisogna essere estremamente agili. Bett prova a tornargli sotto, sembra recuperare, gran bel finale. Bett che lo affianca, ma no, Melac decide di no. Saluta tutti col saluto militare. Bett al secondo posto, Idriss. Gran bella gara questa maschile, con in 5 arrivati in volata e con la vittoria di Melac, Nibret Melac, che ha preso appunti la settimana scorsa, battuto peraltro da un atleta sensazionale come Jacob Kiplimo. Stavolta li ha messi tutti in fila, seppur di misura. Ha vinto Nibret Melac, Etiopia, secondo Leonard Bett, il vincitore dell'anno passato, Kenya. Il terzo è Mukhtar Idriss, Etiopia, che vinse 2 edizioni. Arriva intanto l'ugandese Kibet, che è 6º. Il 4º è stato Oscar Celimo, ugandese. Il 5º, Hosea Kiplangat. Il 6º, Cebet. Kibet, e adesso... Kibet, Samuel. Che avevo detto? Cebet. Samuel, Kibet. Adesso Chiappinelli potrebbe essere il prossimo, forse no. Sì, è probabile, Chiappinelli. Dovrebbe essere sì, Marwan Rasin sembrava rispettosissima distanza. Potrebbe essere sì. Questo è il terzetto, primo, secondo e terzo, eccolo qui Yogi. Johannes, detto Yogi Chiappinelli, il ragazzo senese dei Carabinieri, che sale di livello oggi rispetto alle 2 settimane precedenti, prima i campionati italiani, festa del cross. Marwan Rasin gli arriva dietro, qui Italo Quazzola. Rasin è il secondo degli italiani. 7º Johannes Chiappinelli, 8º Marwan Rasin, 9º Italo Quazzola, 10º Cesare Maestri, eccolo qui. Società Atletica Valchiese, la sua prima, adesso è della... buona prova di Cesare qui. Valli Bergamasche, l'Effe. Che conferma la buona prova. E Sebastiano Parolini. Mi aspettavo qualcosa di più da Sebastiano. Maestri è l'ultimo vincitore del terzo cross italiano, il cross della Vallagarina, che fa parte del circuito europeo, e quest'anno ha alzato bandiera bianca. Come ha alzato bandiera bianca? Mentre è bravo altri all'arrivo, molto bene Agostino. Francesco Agostini, un po' esagerato il primo giro, quasi sì, dovesse fare una lepre agli africani. Vuoi provarci? Vuoi non ce la fa, lui non ce la fa stare dietro. No, è più forte di lui. Poi arriva Samuele Dini. Forse una distanza un po' lunga per la preparazione che ha avuto nelle ultime settimane. D'altronde non c'era il cross corto qui. È una buona prova di efficienza su una distanza impegnativa, senza dubbio impegnativa, oltre 31 minuti di lavoro. Ecco il finale, con la vittoria per Nibret Melac, che poi saluta gli altri dietro, e la madre patria, Etiopia, secondo Leonard Bett, Kenya, 3º Mukhtar Idriss. Il vincitore di 2 titoli mondiali dei 5.000 metri, campione mondiale in carica, perché Doha e 2 anni prima Londra nel 2017, quando lo sconfitto era proprio Mo Farah in tutte e 2 le occasioni. Nome di altissimo livello. E già ci si prepara per verificare se si arriverà o meno alla premiazione, che non è proprio vicinissima alla zona arrivo, nemmeno così lontano.